Si sono svolti ieri festeggiamenti in onore di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi d'Italia. Ricco il programma della manifestazione che ha visto la preparazione della torta, poi la santa messa officiata dal cardinale Montenegro alla cattedrale, quindi la degustazione della torta alla presenza di Don Franco e poi la trasferta alla mensa della solidarietà in via Giugnieni per preparare il pranzo per gli ospiti della struttura. Oggi ricorre il giorno di San Francesco Caracciolo, praticamente cuoco e santo protettore dei cuochi d'Italia. Questo riconoscimento dato da Papa Wojtyła, voluto dal nostro caro defunto professore chef Salvatore Schifano, che ha lottato e ha ottenuto questo riconoscimento in onore di noi tutti cuochi che lavoriamo dietro le cucine con tanti sacrifici e tanto mestiere. Siamo qua riuniti a fare una giornata della solidarietà con la Santa Messa celebrata dal nostro cardinale, nonché vescovo della diocesi di Agrigento. Subito dopo ci sarà un taglio della torta che daremo a tutti i convenuti alla messa. E nella mensa della solidarietà offriremo un pranzo per 100 persone dato dai nostri colleghi ristoratori che hanno voluto contribuire a questa solidarietà da parte, nonché altri colleghi ristoratori e proprietari di attività che forniscono merce ai ristoranti, hanno dato pure loro della merce da dare a un'altra mensa della solidarietà di San Vincenzo. Così facciamo un'opera di bene per tutte queste persone che non possono neanche mettere la pentola sopra per mangiarsi un piatto di pasta. Una giornata di festa ma dedicata ai cuochi, ma più una giornata di riflessione, direi, perché oggi noi tutti facciamo una riflessione rivolta a tutti gli altri, ai cuochi e ai non cuochi, che operiamo nella solidarietà e ci fa sentire bene, condividere tutto ciò che facciamo, la nostra passione, il nostro sacrificio con gli altri. E come dire, distribuire loro del cibo ci fa sentire bene, distribuire loro l'amore che noi mettiamo per questo lavoro, farlo sentire in quello che trasformiamo da un prodotto che ci offre la natura a un qualcosa da mangiare e condividerlo senza differenza di società, senza differenza di portafoglio vero e proprio, come si suol dire. Questa è una giornata di solidarietà che grazie a San Francesco Caracciolo, il nostro santo patrono d'Italia dei cuochi, che cucinava e distribuiva i cuochi. Quindi per noi è un grande esempio che dobbiamo sempre tenere presente in ogni nostra azione. Il nostro ruolo è uguale ed equiparabile a quello degli uomini, quindi anche noi entriamo in cucina, anche noi cuciniamo. Per l'utenza che si ha, chi lavora negli ristoranti, negli hotel. Le Lady Chef sono famose per la solidarietà, quindi prevalentemente noi ci occupiamo degli eventi benefici.